ragazzini della quinta C sono venuti in classe e mi hanno fregato la cartella. Allora tu mi devi dire dove vogliamo arrivare. L'altra settimana ti sei fatto fregare la racchetta da tennis, l'altro giorno i pattini a rotella e oggi la cartella di scuola. Ma allora sei proprio deficiente, scusa tanto. E che cazzo? Pulisci quel naschio, fai schifo. No, col tovagliolo. Lo sapevo. Anche oggi minestrina e merluzzetto, vero? Elena, quando finisce questo fioretto? Quando Aristide avrà dato gli esamini. Ah. Oggi è San Crispino. Per Santa Ermelinda mangeremo tutti una bella bisteccona. Vero, cocchino di mamma mia? Speriamo se mi promuovono. Come se mi promuovono? E che ti devi far bocciare un'altra volta? La quinta elementare fino a 80 anni vuoi fare? Poi non capisco perché il fioretto lo dobbiamo fare anche io e te. Non lo può fare lui da solo. Ma è così bella una famigliola tutta unita. Uno per tutti e tutti per uno. Tanto mamma, a me mi dai connetti con la crema che sto fuori fioretto. Oh, guarda che ti spezzo la mano io che sei già grasso come un porcello. Ma che vuoi, diventare guida alle mezzo? Ma cosa dici, Domenico? Il bambino è solo robusto. E poi vedrai, con lo sviluppo sarà un'altra cosa. S'allarga. Non fare quel rumore che mi dai nervi. Signore, ti ringraziamo per averci concesso anche oggi il nostro pane. Il signor Gabriele anche oggi sta facendo la ginnastica. Però com'è che ogni giorno cambia sempre l'insegnante? Che te ne frega a te, scusa? Se quello cambia sempre l'insegnante, quello fa la ginnastica terapeutica. Oh, poi tu devi fare gli affari tuoi, capito? Porcaccioli che non sei. Ma che ho fatto di male? Scusa, che hai fatto sempre di male? Io ho fatto qualche cosa di male, non voi. Non voglio mangiare più, va bene? Tanto devo partire. Ma prendi almeno due prugne cotte, ti servono per il beneficio corporale. No, io beneficio benissimo così. Ma io no, sai che quando parti mi viene il blocco. Hai preparato tutto nella valigia? Sì, ho anche messo due pancerine di lana. Va bene, grazie. Ecco, vai. Signore Benedetto. Questo sta esagerando adesso. Anche nei corridoi fa la ginnastica. Lo so, è un'indecenza. Il bambino sembra scemo, ma quello in realtà lo è. Non dire così, lo inibisci. Ciao, Risto. Allora, ciao, papà. Mi raccomando, stai attento agli spifferi. Va bene. E non correre, chiudi bene i finestrini. Sì. E copriti bene le orecchie. Lo sai che sei delicato, sì. E telefonami appena arrivi. Va bene. Allora, ciao, amore. Ciao, amore. Ah, vuoi portarti anche il termoforo? Guarda che io mica vado in Alaska, vado a Rovigo, sai. Va bene, va bene. Ciao, amore.